Il più cordiale e ben sintonizzati amici all'ascolto da Umberto Avallone e Giovanni Scaramuzzino in voce con l'assistenza tecnica di Andrea Montone. Lo stadio è dedicato al grande Silvio Piola e quello di Novara, uno dei due della Serie B, perché anche quello di Vercelli è dedicato al grande campione. Mai uno scudetto per lui in carriera, ma ancora oggi è il giocatore che più ha segnato nel campionato italiano. Questa di stasera è una partita di Serie B, un anticipo tra Novara e Ascoli. Perez adesso prova a verticalizzare l'area di rigore, c'è l'opportunità di servire al centro, tarda un pochino, Bianchi ci prova con il destro, il pallone va a sfiorare l'incrocio dei pali, porta alla nostra destra, il giocatore nato a Piombino ha scagliato un destro interessantissimo verso lo specchio della porta avversario, destro che non è passato, il tiro troppo lontano dall'incrocio dei pali alla destra del portiere Da Costa. Intanto Adorian scarica su Sansone, il sinistro fuori, incredibile l'errore, si mette le mani dei capelli e ne ha ben donde, porta alla nostra sinistra, l'altruismo di Adorian, il sinistro ci ha battato direi, e sì, non ci sono altri termini per un definire una vera e propria palla gol, un rigore in movimento sprecato dal Novara. Perez, colpo di testa, la paratissima di Da Costa che ha schiaffeggiato il pallone destinato a finire sotto la traversa, ma seguiamo ancora l'azione del Novara a Paragò, il destro con la parata a terra di Lanni che devia il pallone con la mano sinistra oltre la linea di fondo, Perez, contropiede Ascoli, Perez e il pallone che sfiora il palo alla destra del portiere Da Costa. Qui l'errore è tutto di Perez, ha tentato proprio il morbido pallonetto non altissimo sul palo lungo, proprio un leggero collo piede. Io qui non me la sentirei di parlare di erroraccio di Perez, proprio perché sull'uscita del portiere comunque ha fatto quello che doveva fare, cioè cercare di superarlo sul palo lungo, non ha trovato però lo specchio della porta, è comunque un errore che pesa. Potrebbe arrivare un cross anche sul primo palo per via del movimento di Corazza all'interno dell'area di rigore, spazza però Perez, poi conclusione, palo pieno da parte di Adorian, il ungherese di controbalzo, un diagonale che sembrava perfetto, Lanni battuto, salvato dal palo il portiere dell'Ascoli. Ancora il Novara, Sansone, conclusione di sinistro deviata in angolo, l'Ascoli è in difficoltà, sta crescendo il Novara, il pallone sul piede sinistro di Sansone in scivolata, Augustin è riuscito comunque a opporsi, calcio di punizione, da come si stanno muovendo quelli del Novara è probabile un cross all'interno dell'area di rigore, visto che calcerà un mancino e cioè Gianluca Sansone, cross sul primo palo, tentativo di fare a gol, rete, il Novara è in vantaggio con questo gol imperioso, è arrivato un cross interessantissimo all'interno dell'area di rigore, è arrivato lo stacco aereo, il pallone che è finito alle spalle di un Lanni che ritengo incolpevole, appunto perché diciamolo pure, la scelta di tempo del numero 8 del Novara è stata perfetta, Novara in avanti, lancio in profondità ma va a vuoto Corazza di destro, porta spalancata o quasi con Lanni a metà strada, qui Corazza non ha avuto l'opportunità proprio di battere a rete perché ha mancato completamente il controllo, il lancio era di Nicolas Viola, l'inserimento comunque buono, è mancata la conclusione, se tira Orsolini sarà una conclusione di sinistro, se batterà Almici sarà probabilmente un destro a giro, tutto è pronto, possiamo parlare di ultima occasione della partita, parte Almici, il tiro alto ed è il boato come se avesse parato un rigore Da Costa che si è invece tuffato con ritardo, finisce qui, Novara batte Ascoli 1-0 dopo 50 minuti e 19 secondi, il Novara ritrova l'appuntamento con la vittoria e scavalca l'Ascoli in classifica, in un colpo solo il Novara si porta 8 punti, io ricordo, quindi non è più ultimo, non è più ultimo.